Virtus dal grande cuore che torna a scuola nell'ambito dell'iniziativa organizzata da Lega Serie B, un giorno per la nostra città. I rossoneri di buon'ora al suono della campanella si sono ritrovati presso l'Istituto Comprensivo Don Milani, presso Olmo Diriccio, in città a Lanciano, per un incontro con i giovani ragazzi. Tante le domande, incredibile l'entusiasmo, la direttrice Sandra Di Gregorio. I ragazzi sono stati eccezionali, Tante tante domande. domande, e poi i nostri studenti si stavano, i nostri alunni si stavano preparando già da diverse settimane a questo incontro, poi questo è stato veramente, li ho visti affascinati, un po' di confusione, ma veramente cercavano di carpire ogni loro parola e ogni loro suggerimento. Per la Virtus Lanciano presenti la presidentessa Valentina Maio, il responsabile dell'area tecnica Roberto D'Aversa, il team manager Guerino Diomede, oltre al responsabile marketing Michele Lascala, organizzatore dell'evento. Ha partecipato una ricca delegazione della squadra formata da Aquilanti, Minotti, Aridità, Piccolo, Tiam, Paghera, Sepe e Capitan Mammarella. Immancabili gli autografi e le mille curiosità sulla vita dei calciatori. Roberto D'Aversa. Penso che siano delle iniziative molto importanti perché anch'io, magari avendo due figli, il principale obiettivo di un genitore è magari dare serenità ai propri figli, quindi avvicinare lo sport professionistico a questi giovani ragazzi penso che sia importante principalmente per tenerli lontano magari dai guai, dalla strada e successivamente per fargli capire che comunque per raggiungere degli obiettivi importanti nella vita, a prescindere che possa essere calcio o meno, c'è bisogno di una cultura di dedizione sin da piccoli e nel rispetto delle regole.